Ad un allenatore, l'allenatore di una squadra, entrambi escono a testa non alta, ma altissima. Daniele. Sì, direi che non è l'allenatore sconfitto, è l'allenatore non promosso, perché con due pareggi è il tuo collega, ex allenatore degli Orossi, che va in Serie A. Pescara è stato anche sfortunato, insomma, con quelle clamorose occasioni alla fine. Voglio chiederti invece se con l'uomo in più ti saresti aspettato che, insomma, il tuo Pescara potesse far la sua la partita un po' prima. Più di questo non potevamo fare niente. Abbiamo fatto di tutto e di più. Abbiamo giocato il secondo tempo, ma anche prima dell'espulsione, 45 minuti nella loro area. Non sono mai usciti, hanno fatto un contropiede nel secondo tempo, per il resto la nostra cozza si è fermata su quella traversa, si è fermata sul tiro di Lazzari, si è fermata sul tiro di Sansovini, ne abbiamo provate di tutto. E complimenti ai ragazzi e ai miei ragazzi, complimenti al Bologna perché ha raggiunto la Serie A, ma non so fino a che punto più meritata di noi. Sicuramente l'avremmo meritata, abbiamo fatto un grande cammino, abbiamo fatto una grandissima partita anche oggi, siamo venuti qui a dimostrare la squadra che siamo e se contassero i punti secondo me avremmo vinto noi. Posso chiederti anche a livello individuale che cosa ti lascia, che cosa ti insegna questa esperienza breve ma così intensa sulla panchina del Pescara? Poi magari ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, però intanto parliamo di questa. Cosa mi insegna? Mi insegna le stesse cose che mi ha insegnato da calciatore, cioè che a volte non basta la bravura, a volte non basta quello che prepari, quello che fai, tante volte ci vuole la fortuna. Oggi non voglio parlare di sfortuna del Bologna, di fortuna del Bologna, voglio parlare di sfortuna del Pescara, perché è giusto anche dare i meriti al Bologna che è arrivato fin qui e ha vinto il suo campionato. Quindi non faccio il tifoso che aggredisce gli altri, ma faccio il tifoso, in questo caso allenatore, che dice purtroppo siamo stati sfortunati. Senti, un'ultima cosa per quanto mi riguarda, stai rivedendo insieme a noi le immagini della partita. Riesci già ad anticiparci se sarai l'allenatore del Pescara l'anno prossimo, se ti piacerebbe restare su questa panchina? Mi piacerebbe sì, insomma, ho appena 5 partite, 6 partite in Serie B, quindi non è che posso chiedere di più. Non me lo sognerei neanche. Pescara è la mia città, mi dispiace tantissimo non aver completato questo percorso e adesso vedremo, insomma, queste cose aspettano ai dirigenti, al presidente, vedremo, io sono a disposizione. Roberta. Allora, noi chiediamo a Massimo Oddo, a te Daniele Oddo in particolare, di aspettare un minuto per le domande e per i commenti di Massimo Ambrosini e di Giancarlo Marocchi. Dobbiamo salutare i nostri abbonati su Sky Supercal.